soffia sui suoi discepoli e dona loro lo Spirito Santo, lo Spirito per la remissione dei peccati. E da allora ad ogni apostolo e ad ogni discepolo del Signore lo Spirito sta su di noi. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci faccia comprendere le nostre fragilità e i nostri peccati. E Dio, che è ricco di misericordia, venga con la sua potenza alla nostra povertà. Concedi anche a noi per sua
La parola disse: Mosè, mio signore, che dici? Ma
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Ora a voi ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono mangiate, i vostri vestiti sono mangiati dalle tavole, il vostro è molto bene.
che diventa messa al corpo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, parla. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella gehenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, dai. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i tuoi piedi essere gettato nella gehenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella gehenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Che è configurato a Cristo nel sacerdote e
Ieri sera ero a conferire il sacramento della Cresima alla parrocchia della Santissima Trinità e è venuta a salutare una bambina di 7 anni con la mamma. Ho chiesto, la mamma dice: questo è il vescovo. Ma chi è il vescovo? Questa bambina mi ha risposto così: quello che ha la porta a Gesù. 7 anni. Il profeta è colui che apre la porta a Gesù Cristo. E noi dobbiamo diventare sempre più degli uscenti. E in qualche modo lo fanno entrare con la testimonianza nel cuore di ogni persona. Ma dove entra Gesù? Ecco il secondo pensiero. Entra nella comunità, che è la famiglia, che è la comunità ecclesiale, che è la comunità civile. Avete sentito la prima lettura? Giosuè si lamenta con Mosè che ci sono due personaggi, Elda e Meda, che compiono ciò che compiono i 70 anziani. E Giosuè vorrebbe che Mosè li mettesse a tacere, quasi un gesto di gelosia. E così anche nel Vangelo, Giovanni dice a Gesù: abbiamo incontrato delle persone che fanno quello che facciamo noi, il tuo gruppo, i discepoli. C'è un miracolo, cari amici, che nella nostra vita avviene quotidianamente, ed è il miracolo dell'amore cristiano. Come ama Gesù, come ama il Signore, siamo invitati ad amare a noi. E se noi, cristiani o non cristiani, credenti o meno, praticanti e non, nella vita amiamo, perdoniamo, siamo accanto al prossimo, noi siamo la concretezza dell'amore di Dio. Dio non si fa vedere da noi, è invisibile, si rende visibile attraverso l'amore dell'uomo, della persona. È il miracolo quotidiano. San Vincenzo Maria Scrambi incontrò San Paolo della Croce qui a Civitavecchia e fu innamorato di Gesù Cristo crocifisso, del suo amore con cui aveva donato la vita per gli uomini. E lo seguì facendo di Gesù Cristo crocifisso, Gesù Cristo amore, il programma di tutta la sua vita. Nel mistero della croce, cari amici, risalta soltanto, unicamente, l'amore. E infine l'ultimo passaggio: come lo si concretizza questo amore? Come lo si esprime? E qui ci viene incontro San Giacomo nella seconda lettura che abbiamo ascoltato. Richiama ad una vita sobria, dignitosa, per non essere trovati imputriditi dalle varie ricchezze idolatrie. San Vincenzo Maria Strambi ha concretizzato tutto il suo amore nella povertà. Una vita povera, donava tutto quello che aveva. E venuto a Roma, dove aveva lasciato la diocesi di Macerata Tolentino per richiesta del Santo Padre, consegna all'elemosiniere del Papa il suo anello episcopale, dicendo: è l'unica cosa che mi è rimasta, vendetelo e datene il ricavato ai poveri.
I poveri furono la sua cura costante e nel vivere da povero trovò quella ricchezza che cercava. Gesù Cristo amore. E in Gesù Cristo amore ha vissuto il suo messaggio profetico, fu profeta dell'amore di Dio. San Vincenzo Strambi, ci aiuti, interceda, preghi per noi, così sia. Credo in un solo Dio. Si conclude a Filadelfia
con la presenza del Santo Padre, l'incontro cordiale delle famiglie. Affidiamo ancora una volta al Signore tutte le famiglie del mondo, cristiane e non appartenenti alla comunità di Gesù Cristo, perché attraverso il loro amore indissolubile siano segno e testimonianza in mezzo ai fratelli di come si ama, di come si serve, di come ci si dona o si preghiamo. La tua sapienza, o Padre, ci aiuti a camminare nelle vie, perché nelle vicende del mondo siamo sempre rivolti alla speranza che splende in Cristo Signore e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo, nel ricordo del Santo Vescovo Vincenzo Maria Santa, e donaci sul suo esempio di vivere fedelmente gli insegnamenti di Cristo tuo Figlio, per essere zelanti di cuore la gloria del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
Padre, veramente santo, alla luce, dalla luce. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere i santi figli dell'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo in verità, manda il tuo Spirito a santificare il tuo Figlio, perché diventi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e ci ha comandato di celebrare questo mistero. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo calice, annunciamo la morte del Signore e la chiesa del Signore. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata della nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere le grandi promesse insieme con i tuoi eredi. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vincenzo Maria e Pisa, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa che viene sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai creato. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita e volontà. Ricongiungi a me, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, o molto dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio, doni al mondo ogni tempo.
per Cristo, con Cristo e Cristo. A te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
preghiamo. Signore, che ci hai intrighi alla tua mensa, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, su esempio di San Vincenzo Maria Strada. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, insieme al Vescovo, reciteremo la preghiera a San Vincenzo Maria Strada che avete tutti nel Santo. O San Vincenzo, Maria, testimone della fede e difensore della Chiesa, noi ti amiamo e ringraziamo il Signore per il tesoro di misericordia di cui ti ha dato e per il Noi ci uniremo al Santo Padre con la veglia qui in cattedrale.